spaventato. Non ero concentrato. Oh! Ma il braccino più tamarro dell'intera Lombardia. Si carico. Allora? Come sta? Sto bene? Beh no, tu? Beh no. Ragazzi, abbiamo iniziato il tour da 2 settimane, sta andando bene. Ci sono ancora... No, anzi, abbiamo aperto anche da poco delle seconde date. Il link è sempre qui sotto in descrizione se volete venirci a vedere. Venite perché soprattutto gli ultimi spettacoli che abbiamo fatto sono stati veramente incredibili. Super spassosi. Super divertenti. Oggi, a gran richiesta, saremo al 15° episodio della reaction dei TikTok più vergognosi e imbarazzanti che create su di noi. Come sempre, realizzate contenuti con l'hashtag Dose Dada Meme e noi scopriremo più video possibili. Dicevi? Niente. Ah, ok, pensavo volessi dire qualcosa. No. 15 TikTok selezionati, non sai niente come sempre. Io direi di addentrarci immediatamente nel vivo di questo video. Ragazzi, buona visione a voi. TikTok numero 1. Non mi ricordo se qua se ci sono emozionali, cose. Vabbè, oggi ho dormito bene tanto. Forse subito c'era un emozionale, mi sa. Questo vago ricordo. Sì, subito così. Sei pronto? Sì. Iniziamo con proprio il botto emozionale oggi. E le lascia che ti aspetto, le catterò la foto. E silenzio. Ti scatterò una foto. Già finito? Sì. Meno male. Ma come meno male? Era bello, se continuava erano lacrime. Sembrava di più, sì, ero cattivo. Sì. Però bello che hanno preso noi che l'abbiamo cantate poi. Vedrete, poi capirete. 44.000 like, 340 commenti. Io sto piangendo, tu Dadda? Quasi. Sono più intonati loro che Tiziano? Sì, è arrivato. Porco Giuda. Magari, Dadda, non stai piangendo solo tu, tranquillo, mi sono entrati 7-8 Dadda nell'occhio, tranquillo Dadda, stiamo piangendo tutti insieme. Tutte lacrime sotto tutti qua nei lacrime. Commenti. Bello comunque, bello, bella idea. Andiamo avanti, TikTok numero 2. Guarda quanto ha fatto sto TikTok. 200.000 like, pov, quando inizio a non capire più niente della lezione, io e le mie bro all'ultimo banco. Bambolino! Bambolina! Ma che cazzo di urlo è? Con quella parrucca poi. Bella quella canzone, eh? Tanta roba. Quando io vi metto le canzoni sono sempre belle, no? Le cose che vi mettete voi. Ma noi mettiamo delle canzoni solo per infastidirti. Io no, per farvi ballare. 3100 commenti. Riccardo Dosa ripostato. Sono io. Vorrei rivedere questo video come se fosse la prima volta. Mi fa troppo ridere quell'urlo. Io le bro al primo banco. La faccia di Dadda quando Ricky dice tutti assieme. Che faccia hai fatto, scusa, quando dico tutti assieme? Così che ti aspettavi il drop. Bello. Amici, TikTok numero 3. Comunque quando facciamo questi video TikTok sono sempre così io. Non fa male, sai quando ridi troppo. Attenzione, 85.000 like, quella professoressa appena respiri. Silenzio! Te ti esplode una vena. Ma cos'è quella canzone che c'è sotto anche? Silenzio! L'ha messa loro o ce l'ha da noi? Forse da noi è partito qualcosa. Sì? Sicuro. Bella, silenzio! Bella. 85.000 like, abbiamo detto 1900 commenti, la prof d'inglese, può darsi, sì. Quando parlo non dovete alzare la mano, la mia prof di francese oggi mi ha messo una notazione perché scrivevo, la mia invece di dire silenzio sbatte la mano sulla cattedra e tutti prendono... Anch'io avevo quella bastarda o bastardo, non mi ricordo se era un prof. Che sbatteva la mano forte? Ma forte, ma 5-6 volte così, tipo noi quando sbattiamo la mano sul tavolo, porco Giuda. Vabbè, andiamo avanti amici, TikTok numero 4. Questo è proprio vero perché è andata così. Io quando i compleanni mi obbligano a fare i balletti di gruppo. Hey, no te va a trattar como yo, yo no está tan rica así como yo, ella timida. Hai visto, fa ridere che prima di partire tipo che palle, ripeto, sì, guarda che due coglioni, non voglio di fare. Guarda, sì, e fai quel sorriso. Io non con esta gana che tengo yo. Questa era proprio la prima volta che avevamo imparato la coreografia. Sì. 97.000 like, 500 commenti, io quella che obbliga palese, ovvero Dadda. Sì, ma la sua concentrazione mi spezza, anche se è stato palesemente obbligato. Dadda insegnante, io sono quello che obbliga.
A parte gli scherzi, Ricky balla meglio di me e faccio danza. Silenzio. Ma voi ci sottovalutate, che cazzo. Questo era un progetto che avevo pensato da Formentera. Sì, siamo i BTS italiani, no? Portato avanti tutta l'estate e chissà per quanto altro ancora. Esatto. TikTok numero 5. Vediamo. Ecco qua. Giusto per tornare in tema di Rutti, Daniele, mamma, basta ruttare, non educato, letteralmente io ogni 7-8 secondi. Dai, basta! Come per dire, vedi cosa ti faccio adesso? Questa qua la faccio proprio incattivita e spazientita, guarda. No, coglione. Sto godendo, concedimelo oggi. Posso dirti prima una cosa? Sì. Tu fai proprio sempre un maleducato. Ti ricordi quando facevamo i video lì? Spostati di là. Cambia tutto qua. Sì. Bellissimo, amici, grazie di questa compilation dei Rutti. 37.000 like, 800 commenti, lo sguardo fulminante di Dadda nel terzo video. Io come Riccardo, vi giuro, io faccio così spesso che una volta ero in classe erano tutti zitti, io sparo Rutti, la prof di francese, sempre quella di francese mi fa salute. Io, Dadda, mia sorella, Ricky. C'è sempre uno e uno anche all'interno delle proprie famiglie. Andiamo avanti, amici, non ci fermiamo. TikTok numero 6. Qua c'è una bella compilation perché dura 1 minuto e 10 di questo video che secondo me è uno dei video più divertenti che abbiamo fatto. Guarda quante perle siamo riusciti a tirare fuori. 270.000 like. Tanti, eh. Cavolo. Pazzo! Divertimento! Ma è divertimento, coglione! Cioè, non dire qualcosa. Lui ha detto la parola. Sì? Infinito. No, il primo personale, infinito su se stessi. Infinito personale. Cazzo. Ah, oh, sta male. Sì, comunque, sì, sì, sì. Infinito personale, non si era mai sentito. Mai sentito. 3 per 6. Volevo dire il numero? Mm. Come 3 per 6? 18. Ma i 12. Classifica. Bombe. Ma classifica, capolavoro. Ma ha detto, ma capolavoro. Che coglione. Ma poi dove ce ne andiamo ogni volta incazzati? Sì. Cioè, è contrario. Di pubblico. Singolare. Assente. Che cazzo so che è? È un pianeta. Bellezza. O Gris. Pianeta Gris. Qual è la parola? Saturno. Bene. Mi serve per far addormentare una bambina. Sonnifero. Ma vaffanculo. Beh, quella è la perla che ormai tutti conoscono. Contrario di chiaro. Verde, scusa. Cosa ha detto? Verde? Verde ha detto. Contrario di chiaro, verde. 600 commenti. Awed iconico, non tanto. Io mi identifico in Awed con la matematica. Mai 12. Che cosa mai 12? Tu dici, quando io dico 18, ma era 12. Ma è 12. Hai sbagliato, le dici a Simo. Ah, ok, in quel senso. Cosa? Cioè che la risposta tu è... Tu gli hai detto il primo numero, gli hai detto 4. Ah, ok, sì, sì, sì. Capito, sì, doveva, sì, sì, lui doveva dire per 3. Ok, ho capito. Invece ha detto per 4, tipo. Contrario di chiaro, no, verde. 3 per 4. Faccio una confusione. Vabbè, insomma, hai capito. Avete capito, spero. Sì. Non staremo qui a spiegare ulteriormente le cose. Andiamo avanti, amici. Siamo a metà, praticamente, di già TikTok numero 7. Quando chiedo alla mia compagna di banco quante ore mancano alla fine della lezione. Quanti ne mancano? 3. 2. Ma guarda come hai cambiato espressione. Qua sembra mi soffermi. Guarda un secondo dopo. Quanti ne mancano? 3. 2. Ne mancano solamente 10. E allora è barato. No, sei te che conti male, al contrario. Ne mancano solamente 13. Quasi sono... Io me lo ricordo quel giorno. Stavi svenendo. Cos'è che stavamo provando? I biscotti. 18 ne avevi presi. 16, sì. Vabbè, E prima avevamo assaggiato gli hamburger. È quello il problema, che coglione. Prima avevamo assaggiato gli hamburger. Guarda come stavo, gonfissimo. Stavi malissimo. 200 commenti. Dadda all'inizio sembra che sta provando il simulatore di parto. Mancano ancora 7-8 ore. Ricky è repostato. O la migliore amica è famosa. Ah, perché la migliore amica ha fatto, ha il, fatto il video. E poi tutti i tag ai vari compagni di classe. Giro di boa, Danielson. Vai. TikTok numero 8. Belli però.
come sempre, d'altronde. No, guarda, da ultimamente questa esplorazione, io non mi ricordo che hai fatto sta faccia, guarda. Cioè, questo è assurdo. 93.000 like. Io e la mia bro entriamo in classe e vediamo la prof che sta separando tutti i banchi per fare un compito a sorpresa. Perché ho fatto quella faccia? Ma quanto sei spaventato! Cioè, cosa hai visto? Non cosa hai sentito? Guarda che roba! Ma scusa, dove eravamo qua? Scioccatissimo! Boh, nella scuola forse, abbandonata? Sì, che avevano sentito tipo rumore. Dici? Sì. Oh, ma sai che lì tante persone hanno detto che hanno visto un'ombra, una roba? Anch'io durante la live. Hai visto un'ombra? Quando giro una videocamera c'è, sembra una figura umana dietro le tende. Allora era quello rumore. E poi ho detto, non è che cazzo è uno che poi è quello che ha scritto ciao Dadda sul muro. Avevo fatto quel collegamento in live, ero lì da solo in studio, mi sono venuti i brividi, mi sono chiuso a chiave dentro. Devo farti uno scherzo. No, me. Dai, svengo, porco dio. Già ho paura la sera. Non c'è nessuno. Ci sono solo io. E poi è enorme. Appena sento un rumore mi cago addosso. Quanto ho le copie delle chiavi? Col cazzo, 1000 commenti, ha pure lo zaino, stai fermo, ti ho visto, ha pure lo zaino Dadda, strazzeccato, sembri a scuola, sembri. E parte la corsa verso fuori da scuola, e sto ridendo da 7-8 ore, Riccardo repubblicato, bello, bello anche questo. Io lì per lì, vabbè che è rallentato qua, quindi si nota di più, però lì la faccia scandalizzata. Sì. Amici, andiamo avanti, TikTok numero 9, stanno volando quest'oggi. E silenzio a chi non credeva nel progetto, perché qui eri ancora un progetto, perché eri piccolo, e nel nome del padre, qua non parte mai la canzone però. L'abbiamo messo sul cellulare perché non va l'audio quando ci sono le foto, quindi dobbiamo sentirlo con l'audio per forza questo. Prego! Ah, giro qua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E dell'Espíritu Santo. Ma stai zitto. E silenzio, porco Giuda, tutto squartato a teatro. Porco Giuda. Dadda nella seconda foto, ciao bello, come vuole kebab. Quella foto lì me la ricordo io, Ci conoscevamo già, mi sa. Sì, ovvio. Sì. In che senso quello è Dadda? È vero, sembra diverso, cazzo. Vabbè, eri più piccolo, cioè, 10 anni fa era? Sì. Più o meno, sì. 10 o 12 anni. Sì. Il mio più grande flex, mio zio assomiglia a Dadda. Guarda, sarei curioso di vedere lo zio. Nella seconda foto sembra Akan Çanakkale. In silenzio. Riccardo ha repostato. Bello. Andiamo avanti, amici. TikTok. Numero 10. TikTok numero 10, bellissimo questo, guarda cosa hanno creato, Dadda, sono dei geni del male, le persone che ci seguono, guarda. Ero una bimba qualunque fino, ora sono principessa intorno a me, tutto è diverso, imparo mille novità. Stavo disegnando. Ero io. Ma sai che l'altro giorno l'ho visto questo e pensavo fossi tu, adesso mi sono accorto che ero io. Pensa. Dai, porco Giuda. Cosa stavo sei tu? Ma porco Giuda, così di sfuggita, non avevo visto bene la barba e tu, sono io. Sì, perché è anche un po' scura, sembra un po' così nera la barba. Sì, ma poi da tantissimo che non metti il cappello. No, lo metto pochissimo. Sì, rispetto anche la settimana scorsa abbiamo girato i video col cappello. Sono a Pizza Girl, l'ho sentito fino a qua, la mamma è sposata con un re, Riccardo ha repostato... Ed imparo mille novità. Bello però, perché ha creato le cose in base... Sì. Porco Giuda, sembravi veramente tu, Assurdo. 56.000 like anche questo video in silenzio. Andiamo avanti, amici. TikTok numero 11. No, 12. 11. Quando la mia bro mi tocca per l'ennesima volta i fianchi. Eccolo lì. Vedi che domani non vengo, pirla di merda. Bastardo. Cretino, se faccio vedere alla gente cosa c'hai lì, guarda. Che salto ho fatto lì? Diventi veramente un ciarlatano. Sai cosa avevi lì? Il microfono, l'asta. L'asticella col microfono, zio porco. Neanche Stevie Wonder c'ha in casa l'asticella col microfono. Che Bruno Mars. Dio santo. 93.000 like per sto video, 3.000 commenti, ma che salto ha fatto? Il salto di Ricky, sono torturata da tutti, che video è? Lo faccio a tutti. Bravi ragazzi. Amici, TikTok numero 12. Bellissimo questo. Ma che roba. Le mie espressioni quando il gossip comincia a farsi serio.
Ma più volte l'ho fatto, sembra la stessa, spero. Spero sia la stessa. Spero sia la stessa. Ma guarda, proprio a tempo. Ma quando è che hai fatto sta faccia? Che cazzo? Non te ne eri accorto? Reazione a catena qua. Sì, sì. Ti escono gli occhi dalle orbite lì, porco Giuda. 87.000 like, 500 commenti, il suono azzeccato con la faccia di Dadda. Dadda che mood di vita, che meme Dadda. Io uguale a Dadda. Queste cose, se voi non creaste i TikTok, io non me ne accorgerei nemmeno. No. Amici, siamo arrivati agli ultimi tre TikTok. TikTok numero 13, terzo ultimo. Com'è il tuo livello di pazienza? Risposta, io. Vai, che mi trovo la dimensione. Il pene e una mongolfiera sgonfia e... E il Dio! Dai, ci cacciano. È stato bravo. Dai, ci cacciano, è stato bravo. Prima o poi ti esplode qualche bene. Sì, sì, sì. Sicuro. Spero mai. Ma urli troppo. 50.000 like, 100 commenti. Passato un giorno e ancora devo capire cosa ha chiesto Simone. Aveva chiesto che cosa migliore con le dimensioni. Dovevo dire tre robe. Esatto. È stato bravo. In questo video Ricky si è sfogato tanto. Io quando sclero. Bellissimo. Penultimo, amici, TikTok numero 14, purtroppo. Pronto? Sì. Non aprire agli sconosciuti. Vado? Vai. Ma vaffanculo. How are you? Che cazzo? Che è questo che apre la porta con le gambe aperte, porco Giuda? Dadda vibes qua. 300 commenti. Ricky repostato. Dadda non è uno sconosciuto. Amici, riposto per il meme, non è assolutamente vero. Io che all'inizio ho repostato, però poi ho visto l'immagine e visto che c'è tutto il mio albero genealogico su TikTok, meglio evitare. Perché poi ti vedono. La situazione sta sfuggendo di mano. Amici, ultimo TikTok. Non è colpa mia, assolutamente. TikTok numero 15. Siamo arrivati alla fine. Questo non potevo non metterlo, Dadda. Diventato troppo virale. Vabbè, guarda quanto ha fatto. 320.000 commenti. Like, scusate. Ma siete scemi? Ma è volato? Ho fatto il finta di uscire. Il fatto è che, ragazzi, lui non è che ha sentito solo l'urlo. Il microfono amplifica tanti. Ti ricordi che amplificava tantissimo anche quando eravate di là? Quindi ha sentito il mio urlo dentro in cuffia e quindi... Mi hanno abbandonato. Ma siete scemi? Ma poi stava, si era appena messo... Stava pensando di dire, di essere da solo. Stava dicendo qualcosa, si stava concentrando. Mi hanno abbandonato, stava dicendo. Sta piangendo. Ma è incredibile, però è uscito proprio una clip. Porca Giuda, fammi vedere i commenti. Non so come non gli sia venuto un infarto in questa roba. E fu così, 13.000 like il commento. E fu così che Awed diventò sordo. Sto male, la serietà di Dadda, ma siete scemi? Mai volato? Awed, mi hanno abbandonato. Muore. Dove l'hai preso sta clip? Ragazzi, sul video, uno degli ultimi video che abbiamo fatto assieme con Awed, è indovina il rumore dell'oggetto da bendato. Andate bellissimo a recuperarlo perché... Oh, bello! Nuovo format quello, eh? Molto bello, sinceramente. Poi se ti prendi già un po' di oggetti da casa, magari... La prossima volta me li porto a casa io. Ragazzi, abbiamo finito, belli anche questa volta, molto divertenti come sempre. Vi invitiamo nuovamente a realizzare altri TikTok utilizzando l'hashtag Dose Dadda Meme. Nelle prossime settimane sicuramente creeremo un altro video come questo. Danielson, io ti ringrazio. Grazie a te. Vi ringraziamo, vi salutiamo e ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.